Shabbat Shalom a tutti quanti, grazie di esservi collegati con noi oggi e vi vogliamo dare benvenuto da parte di Beit Shalom, la congregazione messianica qui a Pozzuoli, a Napoli. Questa mattina di Shabbat vedremo il Parashat Zav, che significa comandò, e viene dal libro del Levitico. La porzione di Haftarah profetica dal libro di Geremia che parla del Messia che viene in Israele pure. Yeshua HaMashiach, Gesù e Messia. Allora, le letture dello Shabbat di oggi sono per la porzione di Torah, Levitico capitolo 6, versetto 1, a capitolo 8, versetto 36. E la porzione di Haftarah profetica sarà Geremia capitolo 7, versetto 21, a capitolo 8, versetto 3, e anche capitolo 9, versetti 22 e 23. L'anno scorso leggiamo anche dal libro di Malachia, capitolo 3, versetto 4 e 24, ma quest'anno sarà letto la prossima settimana, nella Shabbat, lo Shabbat Hagadol, che sarebbe il grande Shabbat. Ok? E quindi per il Brit Harashah, oppure il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, leggeremo, voi potete leggere da Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 1 a 58, e Romani 8, versetti 1 a 13. Adesso faremo la benedizione della Torah. E quindi, Baruch Adonai Amborach Leolam Ba'ed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Amim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Beato Adonai, che benedetto ora e per sempre. Beato tu, Adonai, nostro Dio, sovrano dell'universo, che ci hai scelto tra i popoli e ci hai dato la Torah. Beato tu, Adonai, che dai la Torah. Adesso leggiamo dalla Torah. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Tzav et Aaron ve'et banav lemor zot Torat ha'ola. Hiv ha'ola al nokta. Al ha'mesbayach kol halayal sa ad haboker bish ha'mesbayach תוקד בו, ולבש הכהן מדום בד ומכנסה בד, ילבס עד בשרו בהרים את הדשן אשר תאכל. האש את העולה על המשבח, ושמו את צל המשבח. Signore parlò a Mosè dicendogli così. Dà ordine ad Aaron e ai suoi figli dicendo loro così. Questa è la legge dell'olocausto. Esso, cioè l'olocausto, potrà stare sul luogo destinato alla sua combustione, cioè l'altare, tutta la notte fino al mattino. Il fuoco dell'altare verrà mantenuto acceso su di esso. Poi il sacerdote indosserà la sua veste di lino e vestirà calzoni di lino sulla sua carne. Leverà la cenere in cui il fuoco avrà consumato l'olocausto sull'altare e la metterà presso l'altare. Adesso faremo la benedizione dopo la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam. Nata betochenu, Baruch ata Adonai, noten ha-Torah. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo, che ci hai dato una Torah di verità. Hai impiantato dentro di noi la vita eterna. Ti lodiamo, Dio, donatore della Torah. E adesso, Rebizin Gabriella farà le letture dell'Haftarah.
Shalom. E per l'Aftarà, per la porzione di Aftarà o parte profetica, leggeremo dal libro del profeta Geremia, al capitolo 7, dal versetto 21 fino al versetto 34, e poi capitolo 8, versetto 1 fino al versetto 3, capitolo 9, versetto 22 e 23. Benediciamo l'Aftarà o porzione profetica. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bimvim tovim veratza bedivrehem ha-ne'emarim be'emet. Baruch ata Adonai abocher ba'tora u'moshe avdo u'Yisrael amo u'vim vi'ei ha-emet ba'tzedek. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo. Hai chiamato profeti per parlare parole di verità. Ti lodiamo, Dio, per la rivelazione della Torah, per Mosè, tuo servitore, Israele, tua gente, per i profeti della verità e della giustizia. O amar Adonai Tzevaot Olhe Israel, Olotechem Sefu al Tzipchehem Beichlu Vassar, Kilo Dibarti et Avotechem Velo Tzivitim Beyom Otsi Otam Me'eretz Mitzraim al Divre Ola Vatzavach. Così dice il Signore Tzevaot, Dio di Israele. Aggiungete pure i vostri olocausti, ai vostri sacrifici. Mangiate pure la carne consacrata. Tenete poi presente che nel momento in cui feci uscire i vostri padri dall'Egitto, non ho parlato ai vostri padri di olocausti o di sacrifici per comandare loro di offrirli. Questo è invece quello che ho comandato a loro. Date retta alla mia voce e io sarò il vostro Dio. E voi sarete il mio popolo. Seguite la via che io vi comanderò se volete aver bene. Questi erano i primi tre versetti dalla scrittura del profeta Geremia, capitolo 7, che vi invito a leggere individualmente e che rappresentano proprio Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, il Messia di Israele. Adesso benediciamo l'Aftarà. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam sur kol ha'olamim tzadik bechol adarot ahel ha'ne'eman ha'omer ve'ose aman daber umchayim shechol devarav emet batzadeh al atora ועל עבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמחה בפי כל חי תמיד לעולם ועד. Baruch ata Adonai Mekadesh HaShabbat. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo, rocca di tutta la creazione, il giusto di tutte le generazioni, il Dio fedele la cui parola è compiuta, il cui ogni comando è giusto e vero, per la Torah, per il privilegio di culto, per i profeti e per questo giorno di Shabbat che tu, il nostro Dio eterno, ci hai dato per la santità e il riposo, per onore e gloria. Ti ringraziamo e ti lodiamo, il tuo nome sia lodato per sempre da ogni essere vivente. Noi ti lodiamo, Dio, per il sabato e la sua santità. Grazie Rebizin Gabriella, e adesso andremo a sentire il sermone. Grazie e Shabbat Shalom a tutti.
Shabbat Shalom a tutti voi, grazie di esservi collegati con noi oggi su questo Shabbat molto speciale, che sarebbe lo Shabbat prima che inizia la settimana di Pesach, della Pesach ebraica, che sarebbe la Pasqua ebraica. Vi voglio dare benvenuto a tutti quanti. Stiamo affrontando un soggetto molto particolare che piace molto a me e che ho avuto tanta gioia mentre l'ho fatto nel scoprire cose nuove, e quindi spero che vi piace anche a voi. E prima di iniziare vorrei pregare insieme a voi. Signore, grazie Padre nostro che possiamo venire sempre davanti al tuo trono e aprire la tua parola e scoprire cose nuove ogni giorno, e che ogni volta che apriamo la tua parola c'è sempre qualcosa di nuovo, anche se l'avremo letto mille volte nella nostra vita. Tu sei il nostro Dio, il Dio che ha creato la terra e il Dio che sta per portare la fine a tutto quanto, e sta per mettere il tuo figlio Yeshua HaMashiach sul trono per sempre. E grazie per ogni cosa che tu ci fai imparare. E nel nome tuo Gesù ti chiedo di guidarci con tuo Ruach HaKodesh, con tuo Spirito Santo, che tutte le parole che vengono dalla mia bocca vengono da te e non da me. Nel tuo nome Yeshua HaMashiach, Gesù Cristo. Amen. Allora, oggi stiamo parlando del libro del Levitico, ok? E in questo libro siamo alla parasha che si chiama Parasha Zav. E oggi diamo uno sguardo più profondo al ruolo sacerdotale e che cos'è la connessione tra i Kohanim, cioè i sacerdoti, comunità e separazione. Quindi questa settimana vedremo perché la Torah usa il momento culminante per i Kohanim, cioè i sacerdoti ebrei, per spiegare una lunga e bizzarra cerimonia di induzione e cosa ci insegnano i suoi parallelismi con una certa altra sezione del testo sul ruolo più profondo dei sacerdoti del Tempio. Quindi scavando nei doveri sacerdotali di Kohanim, cioè i sacerdoti, emerge una narrazione significativa che ci aiuta ad apprezzare oggi i sacerdoti ebrei e i dirigenti ebrei e ad avere empatia per le loro lotte. Ok? Quindi shalom a tutti, come ho detto, benvenuti alla Parashat Zav. State guardando al sermone del culto del mattino di Shabbat di oggi presso la congregazione messianica qui Beit Shalom a Pozzuoli, Napoli, in Italia. Cominciamo adesso con l'induzione dei Kohanim, cioè i primi sacerdoti di Israele. Il Mishkan, cioè il tabernacolo, è finalmente completato. Tutti i vasi e ornamenti sono stati costruiti e messi al loro posto. Ai Kohanim, cioè i sacerdoti, sono state date tutte le loro istruzioni dettagliate riguardo ai loro indumenti sacerdotali che dovevano indossare durante il loro culto nel Mishkan, nel tabernacolo, e i dettagli dei culti stessi a cui effettivamente parteciperanno ogni giorno. L'unica cosa che rimane è un'inaugurazione ufficiale, un'induzione ufficiale dei Kohanim, dei sacerdoti, nel Mishkan, tabernacolo. Ed è esattamente quello che troviamo alla fine della parasha di questa settimana. Ok? Quindi, ora, prima di arrivarci, facciamo un piccolo gioco. Se voi foste il pianificatore del progetto della cerimonia di inaugurazione per questi primi sacerdoti nella storia ebraica, come lo immaginereste? Beh, penso personalmente, immagino che ci sarebbe questa grande celebrazione
con forse musica e trombe che inaugurano i nuovi sacerdoti. Mosè, cioè Mosè, potrebbe dire alcune parole sincere su quanto sia orgoglioso di suo fratello, dei suoi nipoti. Penso che immagino oggigiorno succede molto spesso, vero? Però poi magari parla dell'importanza e della responsabilità di questi sacerdoti che stanno assumendo. E potrebbe esserci una specie di speciale cerimonia di giuramento, magari come quando abbiamo fatto il militare, per esempio, non lo so. Ognuno fa un giuramento in cui i Kohanim si impegnano nel loro culto. Ma quando diamo un'occhiata alla cerimonia vera e propria, non sembra proprio niente del genere. Sembra pieno di dettagli intrecciati, intricati e procedure rituali, un sacrificio animale, il sangue che è spruzzato lì e qui, l'olio che viene versato poi lì e qui, devono farlo così tante volte. Perché abbiamo una cerimonia di induzione così lunga, dettagliata, intricata, un po' bizzarra per questi Kohanim, per questi sacerdoti? Cosa sta succedendo qui? Comprensione, adesso parliamo della comprensione dei doveri e delle regole dei sommi sacerdoti ebrei. Allora, con un testo come questo è facile passare superficialmente sulle parole mentre lo leggiamo. Ok, molto lungo, dettagliato, spesso leggiamo velocemente per poi andare avanti, vero? Un po' pesante magari. Sembra che sia tutto irrilevante. Ma in quei dettagli che potremo effettivamente trovare la chiave per comprendere l'essenza dell'intero concetto di sacerdozio. Ok? Proviamo a leggere insieme alcuni di questi elementi della cerimonia di induzione insieme e mentre leggiamo proviamo a pensare a ciò che suona familiare. Possiamo davvero giocare a uno dei nostri giochi preferiti adesso, ovvero dove abbiamo già sentito queste parole. In quale altra parte della Torah compaiono queste parole, questi temi? Ok? Quindi penso che se guardiamo abbastanza attentamente scopriremo che c'è un altro processo rituale descritto nella Torah, soltanto un altro, ok? Che contiene molti dettagli stessi elementi che troveremo nella nostra cerimonia di induzione. Quindi diamo un'occhiata insieme e vediamo cosa possiamo escogitare. Okay? All'inizio di tutto questo rituale di induzione, dopo che Mosè ha radunato tutta la gente per osservare, il versetto ci dice la prima cosa che accade ai sacerdoti. Vayakrev Mosè et Aaron ve'et banav vayirchatz otam bamaim. Mosè portò Aaron e i suoi figli e li lavò in acqua. Ok? Quale altro processo comporta il lavaggio del soggetto in acqua? Ancora da vedere. Continuiamo nella nostra introduzione alla cerimonia. Il prossimo gruppo di versetti descrive come Mosè vestì Aaron con i suoi abiti sacerdotali che dovevano indossare durante il culto. Quindi pensiamo ancora il concetto di indossare abiti nuovi come parte di una procedura rituale ci ricorda qualcos'altro nella Torah? Pensateci un po'. Adesso raccogliamo altri indizi. Continuiamo a leggere nella introduzione alla nostra cerimonia. Vayitzok mishemen hamishcha al rosh Aaron. E Mosè versò l'olio per l'unzione sulla testa di Aaron. Questo tipo di versamento di olio sulla testa di qualcun altro succede in qualche altro rituale? Vediamo. Allora, Mosè sacrifica uno degli animali. Beit Adam Yatzak al Yesod Hamishpayach Beyakadshehu
e versò il sangue rimanente alla base dell'altare e lo santificò. Lechaper alav, espiare per lui, ok? Perché stiamo parlando dell'espiazione? Perché qualcuno dovrebbe aver bisogno di espiare? C'era un peccato che ci mancava nel testo? Non credo, ok? Si potrebbe dire che il versetto non significa che i sacerdoti avevano bisogno di espiazione, ma che l'altare stesso era ora pronto ad espiare le persone in futuro. Ma un versetto successivo nella stessa cerimonia di induzione in realtà è più esplicito, in cui si comprende che potrebbero essere anche gli stessi sacerdoti di avere bisogno di espiazione, ok? Espiazione. Se uno pensa, abbiamo tutti peccato, vero? Nel giardino dell'Eden abbiamo tutto il peccato da quel punto in poi. Quindi ogni persona in questo mondo ha peccato. Ogni persona ha bisogno di espiazione. Ok? Anche se i Leviti non avevano idolatrato con il vitello d'oro, però umanamente ognuno ha un peccato. Ok? Quindi questo è di cui stiamo parlando. Poi dice: Kasher asabayom hazeh Siva Hashem laech lechaper alechem, quello che farai in questo giorno, Hashem, Dio te l'ha comandato per espiare, alechem, per te, ok? Quindi personale. Sembra che ci sia qualche elemento di espiazione che sta realmente avvenendo qui per i sacerdoti, ok? Hanno bisogno di perdono per qualcosa. La domanda ovviamente è: per che cosa? Ricorda, questa è una procedura di induzione. Che cosa ha a che fare con il perdono? Ma questo è il nostro quarto elemento, il tema dell'espiazione. Dopo che tutti i sacrifici sono stati compiuti, il versetto descrive un rituale molto strano. Vayikach Moshe midamo. Mosè prese del sangue. Vayiten altenuch ozen Aaron hayamanit. E lo mise sulla punta dell'orecchio destro di Aarone. Val boyen yado hayamanit. E sul pollice della sua mano destra. Poi bohen raglo hayamanit. E sull'alluce del piede destro. Questo non ve lo faccio vedere. Che strana serie di passaggi, ma ancora una volta questo non è l'unico posto in cui troviamo questo stesso rituale. In realtà si svolge solo un'altra volta in tutta la Torah e in quella altra procedura rituale, ok? Ora cerchiamo un ultimo indizio. Dopo il completamento di tutti i vari rituali come parte di questa cerimonia di induzione, si conclude con un passaggio finale. Ufetach ohel moed teishvu yomom balaila shivat yamim. E dall'ingresso della tenda dell'incontro starai seduto giorno e notte per 7 giorni. Wow! Ora, 7 giorni sono un tema piuttosto comune nella Torah, ma c'è solo un altro contesto in cui qualcuno come i sacerdoti qui rimane fuori da una tenda per 7 giorni prima di poter rientrare. Ed è lo stesso posto in cui compaiono anche tutti questi altri elementi che ho descritto sopra. Dove è quel posto? Cos'è quell'altra procedura rituale? Allora, abbiamo adesso una connessione biblica di Kohanim, dei sacerdoti. La risposta è a pochi capitoli di distanza, nel processo di purificazione della mezz'ora. Che cos'è la mezz'ora? Mezz'ora sarebbe il lebbroso escomunicato
E prima di poter essere considerato guarito dall'afflizione che ha contratto, deve passare attraverso una sorta di processo di purificazione rituale. Ma per ora diamo un'occhiata ad alcuni dettagli, degli elementi di ciò che è accaduto verso la fine di quel processo di purificazione. Barachatz Bayamin, in mezz'ora doveva lavarsi in acqua, proprio come i Kohanim erano tenuti a fare. Il prossimo poi, Behibes, Ametarer e Begadav. Ovviamente Mezzora non indossava abiti speciali sacerdotali, ma doveva lavarsi i vestiti. Perché chi vuole mettersi i vestiti vecchi quando uno stava così? Di sicuro nessuno, credo. Ok? In realtà doveva indossare abiti nuovi prima di poter entrare nella sua tenda, proprio come i Kohanim. Qui. Poi sta scritto Venahotar Beshemen Asher Al-Kaf HaKohen Yiten Arosh HaMetaher. Il Kohen, il sacerdote, prese l'olio che gli era rimasto sul palmo e lo mise sulla testa della Mezzora. Ok? Di questa persona. Questo è esattamente ciò che Mosè ha fatto ad Aarone e i suoi figli. Durante tutto il processo di purificazione della Mezzora, il versetto ci dice che lo scopo di tutto è per l'espiazione. Vehela ha kohen et haola vehameta hamisbecha. E il kohen portò l'olocausto e l'offerta di pasto sull'altare. Vehiper alav e ha espiato per lui. Quindi qui, a differenza dei sacerdoti, sappiamo effettivamente a cosa serve l'espiazione di Mezzora del lebroso. I saggi elencano il numero di peccati, la calunnia e poi la più comune, che può effettivamente provocare questa strana malattia di Zaharat, di impurità. Se ricordiamo Miriam, la sorella di Mosè, quando lei parlò contro lui, che cosa è successo a lei? Le è venuto questo Zaharat. Ok? Quindi prima che la Mezzora, questa persona, potesse tornare al campo, doveva espiare quei peccati. Nella nostra parasha non è chiaro per che cosa i Kohanim abbiano effettivamente bisogno di espiazione. Ne abbiamo parlato. Ma almeno i parallelismi tra i due sono molto chiari. Entrambi i processi stanno garantendo espiazione per i soggetti. Ok? Velakach ha-kohen midam ha-asham. E il kohen prese il sangue dell'offerta di colpa. Vanatan ha-kohen atenuch ozen ha-metaher ha-yamanit. E lo mise sulla punta dell'orecchio destro della Mezzora, di questa persona affetta dalla lebbre. Bohen yado hayamanit, ed pollice della sua mano destra. Bohen aglo hayamanit, ed sull'alluce del piede destro, esattamente come era stato per i sacerdoti. Ok? Come era stato fatto per Aaron e i suoi figli durante la cerimonia di induzione nella nostra parasha. Le parole sono identiche e, come ho già detto, questi sono gli unici due luoghi in cui ciò accade nell'intera Torah. Quindi, da ultimo, Vayashav Michutz Leohalo Shivat Yamin. Se ne sta seduto fuori dalla sua tenda per 7 giorni. Proprio come i Kohanim, come i sacerdoti, hanno dovuto sedersi fuori dalla Oel Mo, che sarebbe la tenda dell'adunanza, cioè il Mishkan. Ok? Il tabernacolo. Ora, se ci fossero solo alcuni di questi parallelismi, saremmo stati in grado di calcolarli con precisione. Ma la combinazione di tutti loro fa sembrare che ci sia davvero una sorta di connessione essenziale. Quindi la domanda è ovviamente
qual è quella connessione? Cosa significano i paralleli? Quindi parliamo adesso del significato dietro la cerimonia di induzione di Kohanim. La purificazione della mezz'ora è davvero come una nascita. Mentre la mezz'ora era afflitta, era come se l'aspetto comune, sociale della sua vita fosse morto. Tutti i peccati che i saggi ci dicono provocano l'afflizione di Zara, come parlare di calunnia, furto, avidità, tutti quei peccati sono in realtà peccati interpersonali, ok? Quando la mezz'ora ha peccato, questa persona lebbroso ha effettivamente fatto una scelta per separarsi dal tessuto della comunità, ok? Quindi è molto importante. Ha maltrattato gli altri, ha tradito le sue relazioni, si è considerato davvero al di sopra degli altri. Quindi è come se entrassimo e dicessimo al mezz'ora: va bene, se non vuoi far parte di questa comunità, vattene. La sua identità comunitaria era distrutta perché preferiva concentrarsi solo sulla sua individualità. Mi pare tante di quelle che sta succedendo oggigiorno. Le persone pensano a se stessi, alla loro individualità e non a nessun altro. Ok? Quindi, quando parlava male di qualcun altro, quando aveva rotto quelle relazioni, aveva scelto il suo isolamento. Quindi il processo di purificazione era come subire una rinascita del suo sé comunitario, sociale anche. Era un passo necessario per ricongiungersi alla stessa comunità da cui si era isolato. Ok? Quindi è possibile che i parallelismi tra le due procedure rituali ci stiano effettivamente insegnando che qualcosa di simile sta succedendo ai Kohanim. Forse in un certo senso stanno rinascendo anche loro. Se questo è vero, quindi, proprio come il Mezzorah, i Kohanim non possono entrare nel campo. Ok? Questa volta è Mishkan. Il tabernacolo, fino a quando non passano attraverso questo processo di nascita. Allora, qual è questo processo di nascita? In cosa vengono creati o nati rispetto a quelli che non erano in precedenza? Quindi per questo dobbiamo capire lo scopo del Mishkan, il tabernacolo stesso. In un video passato abbiamo spiegato che Mishkan è davvero la nostra replica umana della creazione stessa. Proprio come Hashem, Dio, ha ritagliato uno spazio nel mondo suo, per noi abbiamo ritagliato uno spazio nel nostro mondo per Hashem, per Lui. Ma il Mishkan non è la prima volta che in questo mondo c'è uno spazio speciale per Hashem, per Dio. Il primo posto era il giardino dell'Eden, creato da Lui. Era un posto in cui la presenza di Lui, di Dio, era realmente sentita. Era come se Hashem e l'umanità vivessero davvero insieme nel giardino. Ed è proprio così. Ok? Ma dopo il peccato dell'albero della conoscenza, siamo stati cacciati dal giardino. E quella è stata l'ultima volta che abbiamo avuto quello spazio speciale con Hashem fino ad ora. Fino a quando c'è il Mishkan, che era comandato da Dio, da Hashem. Il Mishkan sembra essere una ricreazione del giardino stesso. Quando fummo espulsi dal giardino, i cherubim, che erano i cherubini, erano di guardia per tenerci lontani dal Etz HaChaim, che sarebbe l'albero della vita. Nel Mishkan, questi cherubini erano effettivamente di guardia per darci accesso ad un altro tipo di Etz HaChaim, la stessa Torah, che i proverbi in realtà chiamano l'albero della vita. Ok? Quindi prima che venissimo espulsi
In che modo Adamo ed Eva incontrarono Hashem? Attraverso la voce di lui. Nel Mishkan è esattamente ciò che incontriamo da sopra l'arca tra le due cherubini, è la voce di Hashem. I Kohanim stanno per unirsi ad una nuova comunità con Hashem, e proprio come Adamo ed Eva ne avevano fatto parte tanti anni prima. Sapete, la realtà era che Hashem non aveva solo fatto sentire la sua presenza in tutto il mondo, ma Hashem ci ha detto come creare un luogo in cui la presenza di Hashem, di Dio stesso, sarebbe tornata. Ok? Quindi, e nominò una certa famiglia in ebraico, Mishpacha, come Kohanim, i Leviti, per rappresentare il resto della comunità israelita nella loro interazione con Hashem. Era davvero una ricreazione dell'Eden. Ma prima che questi Kohanim, questi sacerdoti, prima che questi suoi rappresentanti entrassero in quella nuova comunità con Hashem, essi dovevano attraversare un processo rituale proprio come doveva fare in mezz'ora, che è lebbroso, in ebraico, colui che era stato ammalato. Vuol dire mezz'ora, prima di entrare nella sua comunità. Ma sembra davvero che sia solo mezzo parallelo. Sì, i Kohanim hanno attraversato un processo di nascita prima di unirsi a una nuova comunità, ma in mezz'ora dovevano rinascere perché lui o lei avevano peccato. Una parte di loro è morta e doveva essere rianimata. Questo è il processo rituale. Ma non sembra che tutto ciò sia vero con i Kohanim. Non sembra che abbiano fatto nulla di male. Infatti, ho detto prima, non avevano scelto loro di pregare e inginocchiarsi al vitello d'oro. Okay? Però ricordiamo in precedenza che abbiamo visto che la cerimonia di induzione sembra implicare che il processo abbia concesso l'espiazione di Kohanim. Quindi, ricordate, Nechaper Allah. Forse c'era davvero un peccato, un peccato che non permetteva loro di far parte di questa comunità con Hashem. Forse il peccato non era il loro stesso peccato, ma il peccato dei loro avi, il peccato stesso che ci ha cacciato dal giardino dell'Eden in primo luogo. Come sappiamo, il peccato di mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male. E quello è il peccato di cui stiamo parlando. Ok? Anni fa, l'umanità è stata cacciata dal giardino di Hashem, di Dio. Anni dopo, cerchiamo di noi di ricreare quel giardino, come detto, ovviamente a comando di Dio stesso. Proviamo a ricostruire quel legame con Hashem, ma prima che i Kohanim, i sacerdoti, siano in grado di unirsi a questa speciale comunità con Hashem, nel Mishkan, nel tabernacolo, devono espiare il peccato stesso e ci ha richiesto di costruire il Mishkan in primo luogo. Okay. Quindi noi ebrei in Yeshua HaMashiach, in Gesù e Messia, abbiamo avuto la rivelazione di chi è il Messia di Israele nella nostra vita, l'albero della vita, e parliamo di Giovanni capitolo 15 versetto 5, e Apocalisse versetto 22, cioè capitolo 22, versetti 1 a 2, colui per le cui ferite siamo state guarite in Isaia 53, e siamo come mezz'ora, e quelli da malati, rinati a nuova vita in lui, e abbiamo ricevuto un posto in quel giardino a cui non potevamo più accedere sin dal peccato di Adamo ed Eva. Abbiamo invitato nel nostro Mishkan, nel nostro cuore di pietra, il Messia di Israele, Yeshua, Gesù, che ha spezzato le catene del peccato generazionale in noi, rendendoci liberi dal passato in schiavitù del peccato generazionale e pronti a vivere una vita rinnovata in Lui. Proprio come Kohanim, come i sacerdoti, siamo stati scelti come Mishpachot, famiglie, salvati e guariti attraverso il suo sangue. E come i Kohanim, in Levitico 9,
versetto 22 a 24, abbiamo ricevuto la sua Torah di verità sulla nostra vita e Yeshua, ripercorrendo la cerimonia dell'induzione, abbiamo ricevuto il suo sangue sul nostro orecchio destro, che sarebbe la porta dell'ascolto della Torah, della sua parola. La fede viene dall'udire la sua parola, la sua Torah, sul nostro pollice destro per portare la sua luce, la sua parola al popolo di Israele e alla diaspora, cioè le nazioni, e alla luce destro per proclamare l'anno di giubileo, l'anno del nostro Hashem Dio, l'anno di giubileo, il suo ritorno e la sua salvezza al popolo di Israele e ai popoli della terra. Il millennio 777, il perdono dei peccati. Signore, questo è l'anno 5780. 3 anni fa ci fu l'ultimo anno di giubileo. Siamo per entrare tra poco un altro periodo di 7 anni di cui parla il libro di Apocalisse, ok? Prima del ritorno di Yeshua HaMashiach, di Gesù Cristo. Quindi vogliamo invitare Yeshua, Gesù, nel nostro cuore per essere salvati. E che, come sta scritto nella Bibbia, chiunque crede in me sarà salvato. Chiunque proclama che io sia figlio di Dio sarà salvato. E negli ultimi tempi chiunque grida il mio nome sarà salvato. Basta. Non c'è altro da raggiungere. Ok? Quindi adesso il tempo è molto breve. Primo che non ci sarà più quella possibilità neanche di gridare il suo nome, signori e signori. Quindi vi chiediamo, chi non ha creduto, creda. Perché il tempo è molto breve, prima del suo ritorno. Adesso vogliamo pregare. Grazie, Signore, per questo tempo che possiamo ancora venire davanti al tuo trono, venire davanti alla tua parola e studiarla e imparare sempre qualcosa di nuovo. Grazie, Yeshua, Gesù, che tu sei l'ultimo e l'unico sacrificio di cui abbiamo bisogno per espiare i nostri peccati una volta per tutto. Nel nome tuo, Yeshua HaMashiach. Amen. Grazie di esservi connessi con noi oggi. Se volete fare qualche commento o qualche domanda, vi chiediamo per favore di farlo o sul sito nostro, o sul canale YouTube, su SoundCloud, qui su Facebook. Non fa niente. Vi chiediamo semplicemente di fare domande. In linguaggio discriminatorio non accetteremo. Gli attacchi personali non li accetteremo, di sicuro risponderemo alle domande, quelle che sono fatte in maniera giusta. Le promozioni e lo spam non saranno ammessi, ve lo dico perché abbiamo avuto in passato dei commenti bruttissimi, signori e signori. Sappiamo una cosa, il nostro Salvatore Yeshua HaMashiach Gesù Cristo, e non proclameremo nient'altro che quello. Quindi chiunque vuole portare qualche credo falso, ve lo potete tenere per voi stessi. Se avete delle domande, va bene, ben venga. Però vi chiediamo di non attaccarsi con le dottrine false e che saranno respinte con la parola di Dio. Ok? Grazie di essere collegati con noi. E adesso vi voglio fare l'ultima benedizione di Aarone, come fece proprio Aarone stesso. Ivarechecha Adonai Vishmarecha. Yair Adonai Panabalecha Vihuneka. Yisa Adonai Panabalecha Vishim Lecha Shalom. Vishim Yeshua HaMashiach Sarah Shalom Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù e Messia, il principe della pace. Shalom. Grazie, Shabbat Shalom a tutti quanti.